Bravo, bravo, bravissimo, bravissimo tu, ex capitano dei miei coglioni, tu e chi ha ancora il coraggio di prendere le tue difese. Adesso fai vedere la tua vera faccia, mio ex capitano, per fortuna ex capitano. L'Inter ti aveva convocato, lurida merdaccia che non sei altro, e tu cosa fai? Cosa hai fatto tu? Hai rifiutato la convocazione. In 30 anni che tifo Inter, io non ho mai visto una schifezza del genere. Non vi azzardate mai più a far scendere in campo il signorino. Adesso me ne sbatto le palle dei 110 milioni, me ne sbatto le palle di tutto. Non me ne frega più niente. Per quanto mi riguarda, il signorino si può accomodare in tribuna. Fisso lì e non deve fiatare. Cos'è? Domani è San Valentino e hai rifiutato la convocazione che dovevi stare insieme a Wanda. Cos'è? Cos'è? Adesso fai vedere la vera faccia. Adesso fai vedere la vera faccia. Merdaccia che non sei altro. Merdaccia che non sei altro. Sempre detto, tu puoi intortare i bimbi minchia di oggi. A me non mi hai mai intortato. E adesso fai vedere la tua vera faccia. Adesso la fai vedere. Che schifezza, ragazzi. Avete capito? Per chi ancora non l'avesse capito, il signorino era stato convocato dall'Inter, ma lui ha rifiutato la convocazione. Bello mio, se io mi rifiuto domani di andare al lavoro, mi danno un calcio in culo e al lavoro non ci posso più andare. Pensa a te questo, pensa a te questo. E io ancora oggi litigavo con tanta gente che veniva. Vergognati a me. Tu sei il male dell'Inter, fai schifo io, non quella merdaccia che difendete voi. Pff, che schifo, che schifezza. Chiudiamo questa storia perché dobbiamo stendere solo un velo pietoso che questo ha avuto l'onore di indossare quella fascia da capitano che è stata indossata da Zanetti, Bergomi, da mostri sacri. Da uomini d'oro, da campioni in campo e fuori, Mauro Icardi non vale un cazzo né come giocatore e né uomo, e per me sei definitivamente morto, calcisticamente parlando, ci mancherebbe. Per me, tribuna da oggi fino alla fine dei tuoi giorni all'Inter, stai facendo vedere la tua faccia e chi non se ne rende conto, nonostante tutto lo schifo che sta avvenendo a galla, è semplicemente perché di professione ti lecca il culo. Ti lecca il culo e non ama l'Inter. Io amo l'Inter e dei mercenari come te me ne sbatto i coglioni. Devi sparire da Milano. E la tua fortuna è che siamo a febbraio. A febbraio. E quindi, volente o nolente, forse qualche partita la dovrei pure fare. Ma dopo tutto quello che hai combinato, dopo tutto quello che hai combinato, non meriteresti mai più di scendere. Ti manderei a giocare no con i pulcini, perché i pulcini hanno più dignità di te. Merdaccia che non sei altro. Il capitano, non toccare il capitano, tu vuoi il male dell'Inter. Vergognatevi voi e lui. Schifezza totale, non ho parole. Mauro Icardi, vergognati, vergognati. Te lo dico a nome degli interisti veri. Gli icardiani continuassero a leccarti il culo, ma non si azzardassero a definirsi interisti perché hanno difeso per l'ennesima volta una merdaccia. Che da capitano, ex capitano, poverino, lui come reagisce a questo? Anziché andare in silenzio a seguire la squadra e a dire, magari una volta col microfono sotto al muso, dire per me non cambia nulla, io do il massimo per questa maglia, ti avrei fatto un applauso. Cosa fai? Te ne stai a casa, hai rifiutato la convocazione, vergognati, coniglio che non sei altro. Per me, ripeto, devi sparire da Milano. Sparire da Milano non esiste. Forza Lautaro, forza chi prenderà il tuo posto. Adesso ti farò ancora il doppio per voi. E questa merdaccia non ci deve mai più mettere piede con questa maglietta addosso. Me ne fotto dei 110 milioni, me ne fotto delle clausole, me ne fotto di tutto. Prendi te, Vandanara, sparisci da Milano, non mi interessa dove. Tu l'Inter non la meriti. Hai avuto il pregio di giocare all'Inter, il pregio è di vestire quella cazzo di fascia da capitano, vergognati, schifoso che non sei altro.